ricette per la nostra scacciata. Cominciamo con gli ingredienti per l'impasto. Quindi dell'olio extravergine di oliva ed esattamente 3 cucchiai. 400 g di farina 00, 200 g di farina di semola, 2 cucchiai rasi di zucchero, 3 cucchiaini di sale, una bustina di lievito in polvere e 330 g ml, fate come volete, di acqua. Cominciamo subito. Io utilizzerò la macchina del pane, ma voi potete anche utilizzare le mani, come si suol dire, l'olio di gomito, diciamo così. Versiamo all'interno della macchina del pane 330 g di acqua. Gli ingredienti all'interno della macchina del pane vanno messi nello stesso ordine in cui ve li sto suggerendo io. Ok, quindi uniamo i 3 cucchiaini di sale. 1, 2. Io sto mettendo 3 cucchiaini da caffè rasi o 2 da tè pieni. Poi mettiamo 400 g di farina 00 e 200 g di farina di semola. Potete anche utilizzare 600 g di farina 00, ma con la farina di semola verrà assai più buona. Ma comunque io a volte, quando non ho la farina di semola, la faccio tutta di farina 00. 3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di zucchero e una bustina di lievito per panificati, lievito secco. Mettiamo nella macchina del pane, per me è il programma 12, il programma del solo impasto. Se impastate a mano, impastate una volta il tutto, dopodiché lasciate riposare per un'ora e mezza, reimpastate il tutto e lasciate riposare per un'altra mezz'ora circa. Quindi messo tutto nella macchina del pane, cominciamo a far impastare. Intanto prepariamo il ripieno. Venite con me. Mentre la macchina del pane va, come state sentendo alle mie spalle, guardiamo gli ingredienti per la farcitura. Sale quanto basta, un bel bicchiere di vino rosso, un bel cavolfiore, io ce l'ho questo viola, ma va benissimo anche quello verde. Del formaggio pecorino piccante, io ho il pepato macinato, il pepato vecchio, voi in Sicilia, se fuori dalla Sicilia non so se si trova, se trovate il pepato vecchio usate quello, se no un bel pecorino di quelli sapidi sapidi. E poi del pepato fresco, forse questo lo trovate, è una tuma pepata, diciamo così, forse riuscite a trovarlo, o anche qui potete sostituirlo o con un auricchio dolce oppure con una provola dolce oppure con un formaggio appunto sì a pasta dolce possibilmente di pecora, questo è di pecora. E ci occorreranno anche due belle cipolle rosse e poi olive nere condite. Noi da noi vengono fatte così, vedete, con il sedano, il peperone, molto molto buone e sott'olio. Bene, bene, sbrighiamoci che l'impasto impazza. E naturalmente olio extravergine d'oliva. Come prima cosa laviamo il nostro cavolfiore. Io sono già sul rubinetto, voi non lo potete vedere, ma ecco, lavo prima l'esterno e poi con un coltello lavo ciocca fiore per fiore. Quindi taglio i fiori. Come si chiama nel vostro dialetto il cavolfiore? Da noi si chiama bastardo. Questo è il bastardo, da non confondere con i bastardoni che invece sono i fichi d'India grossi. Ma perché diamo queste annotazioni così cruente alle nostre verdure e frutta? Ale, tagliamo tanti fiori di cavolfiore, infatti chi si è scacciato a chi bastardi affogati, i bastardi affogati sono proprio i cavolfiori affogati, che brutto nome, che brutto nome, ma a dispetto del nome che lascia un po' a desiderare, vi posso assicurare che la ricetta
è una di quelle spaziali, una di quelle che, come diciamo noi in Sicilia, non si può luare la ucca, non si può togliere dalla bocca una volta che uno ha addentato una fetta di scacciata con i cavolfiori affogati, perché è troppo buona, ragazzi. Quindi a tutti gli amici che sono emigrati in Germania, in Francia, in America, ovunque voi siate, in Svizzera, ovunque voi siate, ragazzi, sapore di casa, sapore di nonne con questa ricetta, provatela. E se siete del nord, scherzo, provatela, ragazzi, perché è troppo buona. Un po' di casa di ombretta a casa vostra. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo affettare ogni fiore così in tre parti circa, quindi dobbiamo appiattirli il più possibile per un duplice motivo: per farli cuocere più velocemente e per metterli in forma meglio, nel senso non in forma fisica, ma proprio per dare la forma al timballo, diciamo così, di cavolfiori che dobbiamo creare. A questo punto prendiamo le cipolle e tagliamole a fettine sottili. Arrivati a questo punto, prendiamo la nostra cipolla e versiamola in padella e creiamo proprio uno strato di cipolla bello omogeneo sul fondo della padella. Metto un po' d'acqua, così magari smetto di piangere, e oh mio Dio, mettiamo la cipolla, quindi un bel po' d'olio, diciamo un 5-6 cucchiai, e cominciamo a costruire il nostro piatto. Mettiamo prima uno strato di cavolfiori. Questo qui noi lo stiamo mettendo adesso come ripieno della scacciata, ma è anche un buonissimo contorno per le carni. Fatto il primo strato, schiacciamo bene e condiamo. Mettiamo il sale, un po' di olive sparse qua e là, attenti al nocciolo, fate veramente attenzione a non metterlo tra i cavolfiori, perché qualcuno ci può rimettere un dente. Prendiamo un po' di pepato, voi usate il formaggio che avete, ragazzi, io lo metto con le mani perché con le mani lo mettono le nonne e voglio fare proprio un video super original, tanto questo va via tutto così. E poi costruiamo un altro strato di cavolfiori. Bene, a questo punto poniamo sul fuoco, fuoco medio alto, quindi io che ho un'induzione lo metterò a 7, voi quindi un fuoco allegro e alto, va bene? Eccoli lì. Per adesso li copriamo semplicemente con un coperchio del diametro della pentola, ma tra un po' dovremo prendere qualcosa per schiacciarli, perché come dicevano le nostre nonne, i bastardi hanno veneri fitti, cioè i cavolfiori devono venire ben pressati, ben fitti tra di loro, e allora cercherò una teglietta, qualcosa che mi aiuti a schiacciare bene il contenuto della mia padella. Per adesso lasciamo andare per circa 10 minuti e tra 10 minuti incacchiamo cioè li accalchiamo l'uno sull'altro. Ci vediamo tra poco. Adesso alzo il coperchio, butto dentro il vino. Non ho trovato quel vino. E con una teglietta più piccola, questo gesto si chiama un gacco. Gaccare, ecco. Spingo, ammacco, ecco, ammasso i miei cavolfiori. Questa è un'operazione molto importante. Sì. Fine del nostro ripetuto schiacciare i cavolfiori all'interno della teglia, ecco il risultato, bello e cotto. Ragazzi, già così hanno un sapore spettacolare. Adesso noi li lasceremo qui in caldo, mano a mano si raffredderanno da soli, e aspettiamo che il pane in pasta sia bello e pronto. Dopodiché assembleremo la nostra schiacciata prima di metterla in forno. Ci vediamo tra un pochino. A questo punto il nostro pan
Pane in pasta. In pasta. Buona. È pronto. Mi piace fare l'unto. Ed è pronta anche una teglia che ungeremo. Mi piace l'unto. Ungetela ben bene, perché sennò si attaccherà sul fondo se ha qualche perdita di formaggio. Quindi prendete un bel pennellino e sporcate proprio tutta la teglia. Una volta che siete certi che l'olio è andato ovunque, tiro via proprio l'eccesso di unto con un tovagliolino. Metto un po' di farina sul tagliere e scaravolto l'intero pane in pasta. Prendo due terzi, poco meno di due terzi del panetto. Comincio ad allargare la prima parte. Per questo lavoro userò il mattarello. So che in pizzeria il mattarello non si usa, ma siccome devo fare una pasta bella sottile, non troppo spessa, e il mio pane in pasta è molto elastico, se no staremmo qua fino a notte. Quindi un po' lo schiaccio, un po' mi porto avanti stendendolo con le mani. Ok, a questo punto mio marito mi passa velocemente la leccarda e io, voilà, in 4:48 metto su il pane in pasta, facendo attenzione ad andare fuori i margini della leccarda, così, si vede? Sì, lo dirò così. Così, perché questo disavanzo mi servirà per creare il bordino. Prendo il formaggio pepato che avevate visto all'inizio della trasmissione, quello a fette, che abbiamo ridotto in fettine più piccole, e foderiamo tutta la base della nostra scacciata con il pepe, rigorosamente con il pepe. Adesso aggiungo altre due olive. Mi assicuro che almeno, cioè che ogni fetta abbia almeno un pezzo di oliva. Quindi prendo i miei cavolfiori. Se fosse stata tonda, li avrei scaravoltati così come era messa in forma la forma dei cavolfiori, e li verso su tutto, sparpagliandoli. Voi non potete capire il profumo. Noi siamo molto affezionati a questa ricetta, vero Ga? E la faremo sempre. Era una babba. Basta, Monella! Questo era il cavallo di battaglia della mia mamma. Faceva delle scacciate, lei comprava i cavolfiori giganti e le faceva alte così. Vero. Con tutto il bordo farcito, sparpagliato. Ben bene, tutto il ripieno, metto un attimo da parte per stendere la copertura. Come prima stendo un rettangolo, però leggermente più piccolo del precedente, motivo per cui abbiamo preso un pezzo di pasta più piccolo. Fatta anche l'altra parte e voilà! La stendiamo sopra il condimento e adesso dobbiamo fare una cosa buona. Prendiamo un po' di cavolfiore e lo arrotoliamo, così lo prendiamo da dentro e lo arrotoliamo insieme al bordino. Questa è una cosa che faccio solo io, eh? Il bordino di solito non è farcito, però se lo farcite è più buono. Avanti e proseguite così per tutta la lunghezza del bordo. Adesso olio sui bordi, così tutto a giro, un filo d'olio. L'olio sul bordo è fondamentale, e anche sulla parte di sopra, così, e poi qui la massaggeremo. Massaggiamo l'olio su tutto, proprio dobbiamo sentire che la pasta sia presa dall'olio, ok? E adesso tac 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 tac, tanti forellini per non farla esplodere in cottura. In forno a 200 gradi per 20 minuti nella parte medio-bassa del forno, forno statico, mi raccomando, e ci vediamo a fine cottura.